attraverso il linguaggio dell'arte, appunto in questo caso del cinema, cercheremo di affrontare il ruolo della condizione femminile e quanto le donne hanno avuto un impatto così forte nella filmografia e nel cinema iraniano. E il talk di questa mattina si intitola, lo vedete, Donne e cinema nell'Iran contemporaneo, incontro con la regista Monir Ghedi che sarà in collegamento, ci ha mandato un video perché come molti di voi sapete, quando si tratta di avere dei visti da alcuni paesi è sempre molto complicato. Il visto è arrivato questa mattina o ieri notte, quindi per ovvie ragioni la regista, il cui film poi trasmetteremo questo pomeriggio, non è potuta essere presente, però ha mandato una sua riflessione, quindi vedremo insomma anche il suo contributo. Il talk di oggi vede la partecipazione del Sua Eccellenza Mohammad Reza Soburi, l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, di Seyed Majid Emami, che è il consulente culturale dell'ambasciata, appunto Monir Ghedi, che è regista e sceneggiatrice iraniana, che è in collegamento, e poi di Nazem Porkar, che è una ricercatrice che è qui presente, ci siamo già conosciuti ieri, e poi ovviamente ci saranno i saluti e l'introduzione di questa giornata e anche domani del presidente del Centro Italo-Arabo del Mediterraneo, che è Raimondo Schiavone. Però prima di incominciare il talk di questa mattina, abbiamo qui la direttrice o direttore generale di Sardegna Ricerche, la dottoressa Giacomina Cadau, che invito qui sul palco per portare i saluti all'evento, al Centro Italo-Arabo, ovviamente alla delegazione dell'ambasciata iraniana, perché come sapete questo è un luogo fisicamente gestito da Opificio Innova su concessione di Sardegna Ricerche, che è un'agenzia regionale, e la dottoressa Giacomina Cadao ci spiegherà anche che cosa fa Sardegna Ricerche, immagino. Prego, a lei la parola. Bentrovata. Perfetto, buongiorno a tutti, è un grande onore oggi aprire questo evento che unisce cinema, musica e dialogo interculturale. Prima di tutto permettetevi di dare un caloroso saluto all'ambasciatore dell'Iran in Italia, Mohammed Saburi, e alla regista Monir Ghedi, così come a tutte le altre figure illustri del panorama culturale iraniano qui presente. E la partecipazione di tutte queste figure così illustri dimostra l'importanza della connessione tra i nostri paesi. Sardegna Ricerche è un'agenzia che promuove l'innovazione e la ricerca in Sardegna attraverso una vasta gamma di servizi rivolti a imprese, professionisti e a pubbliche amministrazioni. Il nostro lavoro si sviluppa attraverso ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione culturale, motivo per il quale promuoviamo anche noi e sosteniamo eventi come questo. La manifattura Tabacchi, dove ci troviamo oggi, per noi è un simbolo di connessione tra passato e futuro. Questo spazio, con la sua radicata storia nella città di Cagliari, si è trasformato in un luogo dedicato alla creatività e all'innovazione. Qui arte e scienza si incontrano e oggi aggiungiamo un ulteriore tassello con l'apertura verso altre culture, come quella iraniana, attraverso il cinema e la musica. Un tema particolarmente importante di questa rassegna è il ruolo della donna nella cultura e nella storia. E qui Manifattura è un luogo simbolo del lavoro femminile. Risuona ancora oggi l'eco delle sigaraie, coloro che hanno contribuito a plasmare la storia operaia di Cagliari. Questo ci ricorda proprio, come accade nel cinema e nella musica iraniana contemporanea, il contributo delle donne alla cultura e alla società è fondamentale e va valorizzato in ogni contesto.
Per questo siamo convinti che eventi come questo, dedicato al cinema e alla musica iraniana, rappresentino un'opportunità straordinaria per approfondire la conoscenza reciproca, per promuovere valori di pace, collaborazione e dialogo tra popoli. Sardegna ricerca e supporta attivamente questi processi perché crediamo fortemente che l'innovazione culturale sia un motore altrettanto importante quanto l'innovazione tecnologica per il progresso della società. Prima di concludere, vorrei fare un augurio. L'Iran, con le sue tradizioni ricche e complesse, ci insegna che la cultura, l'arte e il cinema sono strumenti potenti di resistenza e di espressione. In particolar modo, le donne iraniane hanno dimostrato una forza straordinaria nel far sentire la loro voce nella vita quotidiana, lottando per i loro diritti e per la libertà di espressione. A loro va il pensiero più profondo e il nostro augurio che possano continuare a trovare nella cultura, nell'arte e nella ricerca degli strumenti di liberazione e di progresso. Inoltre, spero che il coraggio delle donne iraniane possa ispirare ognuno di noi e impegnarci per un mondo più giusto e inclusivo e aperto al dialogo. Spero che questa rassegna ci lasci tutti con una rinnovata consapevolezza della potenza del dialogo culturale e dell'importanza di difendere i valori universali di libertà e di dignità. Vi auguro una giornata ricca di emozioni e vi ringrazio per questo arricchimento reciproco. Grazie alla dottoressa Kadau, molto, molto gentile. La invito a prendere posto al pubblico, invece chiamo i relatori di oggi, che sono appunto Raimondo Schiavone, presidente del Centro Italo Arabo, Sua Eccellenza l'ambasciatore Saburi, lo mettiamo sì lì, no, a fianco che c'è l'interprete, perfetto. Chiamo il consulente culturale dell'ambasciata Majid Emami, gli chiedo di mettersi anche lui da quella parte vicino all'interprete, così non facciamo spostare l'interprete. E poi, come vi dicevo, Nazem Porkar, poi mi dirai tu se ho pronunciato bene, che è appunto la ricercatrice, la nostra ospite, che parla in italiano, quindi non ha bisogno di un interprete. Benvenuta, grazie mille per essere presente qui. Io direi di darci dei tempi, insomma, questo talk, le nostre intenzioni è quello di farlo durare circa 60 minuti, 70 minuti, quindi chiederò a tutti, anche per questioni per agevolare l'interprete, di essere brevi. Io passo la parola per i suoi saluti a Raimondo Schiavone, presidente del Centro Italo Arabo del Mediterraneo Sardegna. Non aggiungo di più, anche perché le posizioni del Centro Italo Arabo poi saranno espresse nel modo ottimale dal presidente Schiavone. Prego. Allora, buongiorno a tutti, un caro saluto e un benvenuto all'ambasciatore della Repubblica Islamica di Iran, Mohammed Raza Saburi. Siamo realmente e fortemente orgogliosi di averlo ospite qua in Sardegna. Siamo felici che per la seconda volta un grande paese come l'Iran ci degna e ci dà la possibilità di avere un ambasciatore nella nostra terra, e siamo veramente felici che l'intera delegazione, che è arrivata questa volta in maniera veramente importante, con gente di cinema, persone di musica, abbiano accettato l'invito del Centro Italo Arabo di venire a fare un'iniziativa qua in Sardegna. È ovvio che non possiamo nasconderci dietro un dito. Non è facile aprirsi al dialogo, non è facile pensare che la connessione culturale tra popoli possa essere compresa da tutti. C'è gente che queste cose ha la cultura per capirle, ha la capacità per capirle, ha l'apertura mentale per capirle, e persone che purtroppo preferiscono altri strumenti o gioiscono per altri strumenti. Noi crediamo che il modo per affrontare il dialogo e la cooperazione fra i popoli sia quello della reciproca attenzione e del dialogo. Crediamo che non si possa affrontare tutto quello che sta accadendo nel mondo con le guerre, con le bombe, con gli omicidi e con tutto quello che
vediamo in questi giorni. Non posso esimermi in quanto presidente del Centro Italo-Arabo e chiedo scusa oggi all'ambasciatore, perché ovviamente parlerò anche di un altro paese, di ricordare quello che sta accadendo in questo momento nel martoriato Libano, che ricade di nuovo in una guerra. Noi siamo sempre, come Centro Italo-Arabo, stati accanto al popolo libanese, per noi un popolo fratello. La nostra missione politica, giornalistica, culturale è sempre stata quella di avvicinare la nostra terra, che è una terra in quali i libanesi, i primi libanesi, i fenici, sono arrivati con le loro barche alla quella che è la storia e la cultura del Libano. Quello che sta accadendo, l'aggressione che sta accadendo in questo momento nei confronti del paese del Libano, è una cosa nefasta, una cosa orribile, e quando io vedo i bambini, le donne, le famiglie che scappano dalle loro case perché vengono aggredite da un altro popolo, ovviamente non posso esimermi da parlarne, anche se questo è un contesto culturale. Io credo che sia coraggioso chi si apre al dialogo, chi si apre alla cultura, e credo che sia invece codardo chi usa le armi. Ci sono state delle polemiche su questo evento. Noi non rispondiamo alle polemiche. Noi ci comportiamo, rispetto a chi ci ha voluto attaccare in queste giornate, come si è comportato in queste settimane, in questi mesi, la Repubblica Islamica dell'Iran. Non accettare lo scontro, ma accettare solo il confronto. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e abbiamo voluto rappresentare, con questa immagine che è alle mie spalle, il ricordo, non potendo avere altri metodi per farlo, di quello che è un assassinio brutale che è avvenuto nei confronti di un grande uomo, lasciatemelo dire, di un grande uomo, quale il leader ormai defunto di Hezbollah, Nasrallah. L'abbiamo messo a fianco a Musa al-Sadr, al fondatore di Amal, un uomo che ha dato origine al movimento politico e culturale e partigiano di Amal, di Hezbollah, e che oggi li abbiamo voluti mettere insieme per ricordare a nostro modo quello che sta accadendo, non potendo avere altre metodologie per farlo. Non parlerò di cinema, io non sono la persona giusta per parlare di cinema, non è il mio mestiere. Parleranno di cinema le persone che sono venute a farlo. Sicuramente però oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare dalla voce diretta dell'ambasciatore, del responsabile culturale dell'ambasciata, dei nostri ospiti, la regista e la nostra studiosa, la voce dell'Iran, il racconto di quella che è la loro posizione, la loro visione delle cose. Ieri sera c'è stato un bellissimo concerto di musica iraniana, stasera ce ne sarà un altro dopo la proiezione del film. Dalle 17 siamo qua, ci sarà prima il film e poi il concerto. E ieri gli amici iraniani ci hanno regalato una bellissima musica, hanno voluto suonare la nostra Bella Ciao. E ovviamente mi ha consentito questo di ricordare le parole del nostro più grande Presidente della Repubblica che abbiamo avuto in Italia, un partigiano, perché vedete, Hezbollah quando difende il suo territorio, quando difende il Libano, lo fa perché compie un atto di resistenza, dall'invasione, dall'oppressione, perché non è la prima volta che il regime sionista entra in Israele, in Libano.
E questo è già accaduto. Allora Sandro Pertini, quando era vivo, il nostro illustre presidente Sandro Pertini, disse, e lo disse al suo nemico, al suo avversario: io combatto le tue idee, la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché la tua idea tu la possa esprimere liberamente. Io credo che chi oggi non c'è qua, o chi non ha voluto esserci, o chi non ha voluto riceverci, va contro il dettato del nostro presidente Sandro Pertini, che è stato un grande presidente ed un grande partigiano e che ha fatto la resistenza per l'Italia. Grazie. Grazie al presidente Schiavone. Io passo la parola per i suoi saluti all'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Sua Eccellenza Saburi, e poi chiederò dopo, semmai dopo il primo giro, se c'è la possibilità, farò io una domanda dal punto di vista giornalistico all'ambasciatore, so che avrà piacere rispondere, però prego. بسم الله الرحمن الرحیم اگر اجازه میخوام به علت از دست دادن حسن نصرالله و شهدای اخیر لبنان یک دقیقه سکوت پیشنهاد بکنم. Buongiorno a tutti. Vorrei magari chiedere la vostra attenzione per quanto riguarda la tragedia che è successo in Libano. Abbiamo perso Nasrallah di un attimo. Perdonami, ti do il mio microfono perché quello con il filo forse non è sufficientemente alto. Sì. Lo lasciamo sul tavolino, lo mettiamo dietro e io poi prendo l'altro, perché prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei, per quello che è successo recentemente in Libano, vorrei chiedere la vostra attenzione di magari di fare un attimo di silenzio rispetto di quelli che hanno perso la vita e stanno perdendo la vita in Libano, in particolare Hassan Nasrallah, che nell'attentato di qualche giorno fa ha perso la vita. در ابتدا مایلم از جناب آقای ریمون نوزکاویانی، رئیس محترم مرکز عربی ایتالیایی و همکاران ایشان در برگزاری این همایش و دیگر برنامه‌های روزهای ایرانی در شهر کالیاری تشکر و قدردانی نمایم. همچنین خوشحالم که امروز فرصت پیش اومد تا در همایش نقش زنان در تاریخ معاصر ایران شرکت نموده و سخنانی راجع به شأن و منزلت زنان در ایران، نقش آنان در خانواده و اجتماع و دستاوردهای بزرگی که در عرصه‌های مختلف و جمله سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره کسب کردن صحبت کنم. امیدوارم این همایش بتواند گوشه از فعالیت‌ها و نقش برجسته زنان در جامعه ایرانی را معرفی نماید. In primis desidero porgere i miei più sentiti ringraziamenti all'egregio dottor Raimondo Schiavone, illustre presidente del Centro Arabo, Italo-Arabo e del Mediterraneo, ai suoi stimati collaboratori per l'organizzazione di questo evento praticamente nell'ambito delle giornate iraniane nella città di Cagliari. E per me è il motivo di grande soddisfazione avere oggi l'opportunità di prendere parte al convegno sul ruolo delle donne nella storia contemporanea dell'Iran, la sua dignità e il suo valore, sul valore della donna in Iran, sul loro ruolo nell'ambito familiare e sociale, nonché sui notevoli traguardi che hanno conseguito in svariati settori, tra cui politico, scientifico, economico, culturale, sportivo e altri ancora. Auspico che questo incontro possa illustrare una parte dell'attività e del ruolo importante delle donne nella società iraniana. In questo contesto intendiamo
che a mio avviso che parlare di coloro che a mio avviso rappresentano la manifestazione della creatività divina. زن در اسلام فرهنگ و تاریخ ایران همواره جایگاه والایی داشته است از نقش مادرانه و به عنوان یکی از دو ستون اصلی بنای خانواده تا حضور پررنگ در عرصه‌های مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی زنان ایران همواره منبع الهام و قدرت بودند آنان نه تنها در تربیت نسل‌های آینده نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند بلکه در زمین‌های مختلف نیز دستاوردهای بزرگی داشتند La figura femminile nella cultura e nella storia dell'Iran ha costantemente goduto di una posizione elevata. Dal ruolo materno, è quella di uno dei due pilastri fondamentali del nucleo familiare, fino alla marcata presenza in molteplici ambiti sociali, politici, economici e culturali. Le donne iraniane sono state da sempre fonte di ispirazione e forza. Non solo assolvono un ruolo insostituibile nell'educazione delle generazioni future, ma hanno altresì conseguito i risultati ragguardevoli in svariati campi. نقش‌آفرینی زن ایرانی از کانون خانواده آغاز می‌شود. نهادی که به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی نقش کلیدی در شکل‌گیری شخصیت و ارزش‌های فردی ایفا می‌کند. زنان با قدرتی که در تربیت و آموزش فرزندان و همچنین ایجاد محیطی امن و پایدار در خانواده دارند، نه تنها پایه‌گذار جامعه سالم و پویا هستند، بلکه در بهبود و پیشرفت جامعه نیز نقش بسزایی دارند. اهمیت این جایگاه به گونه‌ای است که اسلام برای زن نقش پاسداری خانواده در نظر گرفته است. اگر تمدن‌های انسانی توسط انسان‌های فرهیخته بنیان گذارده شده است، i moderan hastan che in enson hora zade va parvarish midahan. Il ruolo della donna iraniana trae origine dal nucleo familiare, istituzione che in quanto una delle più basilari istituzioni sociali riveste un ruolo chiave nella formazione della personalità e dei valori individuali. Le donne con la loro influenza nell'educazione e nell'istruzione delle parole, così come nella creazione di un ambiente sicuro e stabile in famiglia. Non solo sono le fondatrici di una società sana e dinamica, ma svolgono altresì un ruolo significativo nel miglioramento e nel progresso della società. L'importanza di questa posizione è tale che l'Islam ha conferito alla donna il ruolo di custode del nucleo familiare. Se le civiltà umane sono state fondate da individui reduci, sono le madri che danno vita e nutrono questi individui. اما در عرصه اقتصاد زنان ایرانی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کردند. حضور زنان در کسب و کارهای مختلف، کارآفرینی و مشارکت در بازارهای مالی نشان از توانمندی و اراده بالای آنان دارد. بسیاری از زنان کارآفرین ایرانی توانستند با ایجاد شرکت‌ها و کسب و کارهای موفق فرصت‌های شغلی جدیدی فراهم کنند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین حضور زنان در مدیریت و رهبری سازمان‌ها و شرکت‌ها نشان دهنده افزایش نقش و تأثیر آنان در اقتصاد ملی است. حضور نزدیک به 30,000 زن در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان، 18,000 زن به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌ها، اشتغال 3,000 نفر در شرکت‌های استارتاپ و نوپا، حدود 800 نفر در شرکت های نوآور و 300 نفر در شرکت های فناور گواه بر این مدعا هستند. Nel settore economico le donne iraniane hanno svolto un ruolo di primaria importanza nello sviluppo e nel progresso del paese. La presenza femminile in svariate attività imprenditoriali e la partecipazione ai mercati finanziari attestano la loro capacità e ferma volontà. Numerose imprenditrici iraniane sono riuscite a generare nuove opportunità occupazionali e a contribuire alla crescita economica del paese mediante la creazione di aziende e imprese di successo. Inoltre, la presenza femminile nella gestione e nella leadership di organizzazioni e aziende denota un incremento del loro ruolo e della loro influenza nell'economia nazionale. La presenza di circa 30,000 donne nella gestione di aziende basate sulla conoscenza, 18,000 donne in qualità di membri del corpo accademico
delle università, impiego di 3.000 persone di start-up, circa 800 in aziende innovative e 300 in aziende tecnologiche, testimoniano questa affermazione. در حوزه فرهنگی از جمله ورزش، آموزش و پرورش و غیره زنان ایرانی با تلاش و پشتکار افتخارات بزرگی برای کشور به ارمغان آوردند. از کسب مدال‌های جهانی در رشته‌های مختلف تا حضور در مسابقات بین‌المللی، زنان ورزشکار ایرانی توانستند با غلبه بر محدودیت‌ها نام ایران را در عرصه‌های جهانی مطرح کنند. این دستاوردها نه تنها نشان دهنده توانایی‌های جسمی و ذهنی بالای آنان است، بلکه الهام بخش نسل‌های آینده نیز خواهد بود. ریشه‌کنی 99% بی‌سوادی در میان زنان ایرانی، پوشش همگانی 100% برای زنان شهرنشین و 99% برای زنان روستایی، افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های فناوری اطلاعات به بالای 30%، رشد حدود 60% تعداد دانشجویان دختر، 5 دوره تصدی ریاست سازمان محیط زیست ایران و تصاحب 40% پست معاونت این سازمان از مهمترین تحولات در این عرصه است. In ambito culturale, ivi inclusi lo sport, l'istruzione, la formazione, le donne iraniane hanno conferito grandi onori al paese con il loro impegno e perseveranza. Dalla conquista di medaglie mondiali in svariate discipline alla partecipazione a competizioni internazionali, le atlete iraniane sono riuscite a superare le limitazioni e far risuonare il nome dell'Iran sulla scena mondiale. Questi risultati non solo confermano la loro elevata capacità fisica e mentale, ma costituiscono altresì fonte di ispirazione per le generazioni future. L'eliminazione del 90% di analfabetismo tra le donne iraniane, una copertura universale del 100% per le donne urbane e del 99% per le donne rurali. L'incremento di tasso di partecipazione femminile nel campo di tecnologia e dell'informazione a oltre 30%. La crescita di circa il 60% del numero di studentesse universitarie. 5 mandati alla guida dell'Organizzazione per l'Ambiente Iraniana e l'occupazione di 40% delle posizioni di vicepresidenza di questa organizzazione si annoveranno tra i più rilevanti sviluppi in questo campo. در عرصه سیاست نیز زنان ایرانی نقش پررنگ و اثرگذار دارند. حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی و مناصب دولتی، وزیر و فرماندار، سفرا، معاونین رئیس جمهور نشان از ارتقای جایگاه سیاسی زنان در کشور دارد. زنان سیاستمدار ایرانی با توانمندی و دانش خود در تصمیم‌گیری کلان کشور مشارکت می‌کنند و برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می‌کنند. همچنین حضور زنان در مذاکرات بین‌المللی و نمایندگی کشور در مجامع جهانی به تقویت جایگاه ایران در سطح بین‌المللی کمک کرده است. جالب توجه این که بالای 25% از مدیران دولتی کشور در تمامی سطوح عالی، میانه و پایه در اختیار زنان است. در کنار آن کسب بیش از 100 کرسی مجلس در انتخابات پارلمانی و فعالیت بیش از 1000 قاضی زن در سراسر کشور خودنمایی می‌کند. Anche in ambito politico le donne iraniane rivestono un ruolo di rilievo e influente. La presenza femminile nel Parlamento islamico, nei consigli locali e in posizioni governative, quali ministri, governatori, ambasciatori, vicepresidenti, attesta l'avanzamento della posizione politica delle donne nel paese. Le donne impegnate in politica in Iran, forte dalla loro competenza e conoscenza, prendono parte alle decisioni cruciali del paese e si adoperano per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della società. Inoltre, la presenza femminile nei negoziati internazionali e nella rappresentanza del paese nei consensi globali ha contribuito a consolidare la posizione dell'Iran a livello internazionale. È degno di nota che oltre il 25% dei dirigenti governativi del paese a tutti i livelli alto, medio e basso sono donne, a ciò che si aggiunge la conquista di oltre 100 seggi parlamentari nelle elezioni e l'attività di oltre 1000 magistrati donna in tutto l'Iran.
بیشک جامعه‌ای که زنان آن از شأن و منزلت برخوردار باشند و بتوانند به توانمندی‌های خود پی ببرند جامعه پویا و موفق خواهد بود. با علم به این مهم است که سیاستگزاران ایرانی در سیاست‌های توسعه کشور جایگاه رفیعی برای زنان و توسعه زنان در نظر گرفته است. برخلاف تصور و باور اندیشه‌های غرب در محوریت سرمایه، در اندیشه اسلامی ایرانی زن نه تنها یک کالا بلکه نیروی پویا برای شکل دهی و حیات دهی به حیات بشری و انسانی است. È indubbio che una società in cui le donne godono di dignità e rispetto e possono realizzare appieno il proprio potenzialità sarà una società dinamica e di successo. Concidi cioè i responsabili politici iraniani hanno previsto una posizione di particolare elevatezza per le donne e il loro sviluppo nelle politiche di sviluppo del paese. Contrariamente alla percezione, alla convinzione del pensiero occidentale incentrato sul capitale, nel pensiero islamico iraniano la donna non è considerata una merce, bensì una forza dinamica per plasmare e dare vita all'esistenza umana. بی تردید حقوق زنان بخش از حقوق بشر است، اما معتقدیم حرمت، کرامت و هویت زن حرمتی بالاتر از دستاویزهای حقوق بشری برای به چالش کشاندن نظامهای فرهنگی و تمدنی کشورهای دیگر دارد. جمهوری اسلامی ایران باور دارد زنان همدوش مردان می توانند منشأ آثار مهمی در جامعه سازی شوند، هم در خانواده نقش ایفا کنند و هم در مسائل اجتماعی ما خود را در جایگاه مدعی حقوق بشر و حقوق زنان می‌دانیم و امیدوارم با حمایت و توجه بیشتر به حقوق و نیازهای زنان شاهد رشد و شکوفایی هرچی بیشتر آنان در تمامی عرصه‌ها باشیم. از شما سپاسگزارم که به این موضوع مهم توجه کرده و فرصتی برای طرح مباحث فراهم آوردید. بیایید با هم برای ساختن جامعه بهتر و آینده‌ای روشن‌تر تلاش کنیم. Indubbiamente i diritti delle donne fanno parte più importante dei diritti umani. Tuttavia riteniamo che il rispetto, la dignità, l'identità della donna abbiano un valore superiore agli strumenti di diritti umani utilizzati per mettere in discussione i sistemi culturali e di civiltà di altri paesi. La Repubblica Islamica dell'Iran è fermamente convinta che le donne, fianco a fianco con gli uomini, possano essere fonte di importanti effetti nella costruzione della società, svolgendo un ruolo sia in ambito familiare che nelle questioni sociali. Ci consideriamo in una posizione di fautori dei diritti umani e dei diritti delle donne e auspico che con un maggiore sostegno, attenzione ai diritti e alle esigenze delle donne possiamo assistere a una loro ulteriore crescita e fioritura in tutti i campi. Porgo i miei ringraziamenti per aver prestato l'attenzione a questo rilevante argomento, per aver fornito l'opportunità di discussione su queste tematiche. Adoperiamoci congiuntamente per edificare una società migliore e un futuro più radioso. Vi ringrazio. Grazie all'ambasciatore per il suo contributo. Mi riservo dopo il diritto di farle una domanda anche su una recente legge che è stata approvata in Iran. Sono curioso di conoscere la posizione ufficiale del governo e di chiarire meglio ciò che invece è stato raccontato e viene raccontato dalla nostra stampa e dalla stampa internazionale. Io adesso chiedo alla regia di mandare un secondo solo il contributo di Monir Kedi, che è la regista, un'importante regista iraniana, sceneggiatrice, è stata assistente alla regia di più importanti e autorevoli registi iraniani, e questo pomeriggio noi andremo a vedere il suo primo cortometraggio. Che si intitola Villa Dwellers del 2017. È poi ne parleremo con Azim. È un lungometraggio molto importante perché nell'arco di un solo anno sostanzialmente l'Iran ha subito
due fatti epocali. Nel 79 c'è stata la rivoluzione islamica, una rivoluzione popolare che ha battuto quello che noi conosciamo in Occidente con lo Shah di Persia, e nel 1980 il paese è entrato subito in guerra con l'Iraq, una guerra che è durata moltissimo, che ha procurato un numero impressionante di morti. E questo lungometraggio che vedremo questo pomeriggio alle 17 racconta la vita delle famiglie che vivono in una base militare, e quella vita, quella quotidianità sullo sfondo, appunto, c'è l'orrore della guerra, viene vista è raccontata con gli occhi delle donne che vivono all'interno della base, e quindi un racconto sulla quotidianità, sulle speranze e anche sul desiderio che il conflitto finisca. E poi Nasim magari ce ne parla, ci fa una riflessione anche rispetto al suo ruolo di artista, di studiosa, e magari ti chiederò qualcosa di più. Adesso abbiamo il piacere di sentire Monir Ghedi, che, come vi ho detto, non è potuta essere qui presente semplicemente per un problema di visto, quindi possiamo ascoltarlo. Alessandro, se probabilmente è il caso che gli ospiti si siedano, perché abbiamo i sottotitoli e quindi sarà il caso di spostarci un po' tutti e poi ritorniamo. سلام، مرسی که برای تماشای فیلم ویلای آتشی با موردیم. خب طبیعتا من خیلی دوست داشتم که در کنار شما می بودم، به اتفاق فیلم رو می دیدیم و بعد از این یک فرصتی پیش می آمد که می توانیم خوشوگو دو طرف داشته باشیم. متاسفانه شاید حضور من مهیا نشد، من شمیم شما شدم و به من تکلیف شد که از برزی فیلم ویلای در فیلم ویلای و روند فیلمسازی خودم در سینما زور. واقعیتش اینه که برای من به عنوان یک فیلمساز یه ذره سخته که در مورد فیلمی که قبلا ساختم دوباره بخوام توضیح بدم، چون تصورم این میبوده که خب من هر آنچه که میخواستم بگم رو از طریق فیلمم گفتم و چه خوبه که بعدش بازخورد تماشاگر داشته باشم. منتها خب شرایط مهیا نشد. الان که دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه که به جای اینکه در مورد
فیلم صحبت بکنیم در مورد وضعیتی که منجر شد به ساخت فیلم و بعد از اون مسیر فیلمسازی من رو برای مشخص کرد صحبت بکنیم. در واقع خب من قبل از اینکه فیلم بینایی ها رو بسازم سالها در سینما منشی صحنه بودم، دستیار بودم، برنامه نویس بودم و حتی فیلم کوتاهی که دوتا ساختم، فیلم تلویزیونی ساختم، فیلم مستند ساختم. منتها به عنوان فیلمسازی و به عنوان رسالت هیچ وقت ندیده بودم. تا اینکه اولین بار یکی از دوستان نزدیکم یک خاطره رو برای من تعریف کردن از زندگی خودشون در یک منطقه در زمان جنگ که بعدها همین منطقه واقعی شد که در فیلم بینایی ها وجود داره. ایشون تعریف میکردن که به اتفاق سایر خانمهای رزمندگان در منطقه جنگی نزدیک خط مقدم اقامت داشتن، از بابت اینکه همسرانشون فرماندهان جنگ بودن چون فرصت نمیکردن به مرخصی بیان، در تایمای خیلی کوتاهی که بین جلسات اداریشون داشتن میامدن و به همسرانشون و فرزندانشون زنگ زدن و دیدار داشتن. خب تا اینجا این کار خیلی چیز عجیبی برای من نبود، اما قصه جذاب از اونجای شروع شد که ایشون گفتن که ولی یک ماشین هایسی وجود داشت، یک ماشین ونی وجود داشت که برای ما همیشه مواد غذایی یا مایحتاج هفتگی یا ماهیانه همون رو میابرد، اما گاهی این ماشین می آمد و با خودش خبری می آمد، خبری از شهادت، خبری از مجروحیت که متعلق به یکی از ساکنین اون مجموعه ویلایی ها بود. در واقع استارت فیلم از اون ولی و از اون اما خورده شد که چطور ممکنه که تو خودت رو در موقعیتی قرار بدی که بین جمع دوستانت باشی، جمع عزیزانت باشی و هر وقت که یک ماشینی میاد یک قرعه ای رو با خودش میاره که اون قرعه ممکنه که از اون به بعد سرنوشت زندگی تو برای همیشه عوض بشه. خب بعد از این خاطره بود که خب من خیلی ذهنم رو درگیر کرد. من ماها گشتم و تعداد زیادی از خانمایی که تو اون منطقه و تو مناطق دیگه که بعد خود برد شدم که چندین منطقه در جبهه وجود داشتش که خانم ها از شهرهای مختلف می آمدن در انتظار همسرانشون بودن، بچه هاشون رو می آوردن با هم با خودشون، مادرانی بودن، خواهرانی بودن که برای دیدار همسر پسرانشون یا برادرانشون می آمدن و قصه های مختلفی که توی این تحقیقات بهش رسیدن که هر کدوم خوب جذابیت خودش رو داشت و از مجموعه این خاطرات ما به فیلمنامه ویلایی ها رسید. یک پروسه بسیار طولانی تا زمان نگارش فیلمنامه و بعد از اون از زمان نگارش فیلمنامه یک پروسه 7-8-10 ساله داشتیم تا اینکه فیلم ساخته شد. به هر حال فیلم با موانع بسیار زیادی مواجه شد تا موفق به ساخت شد. نمیخوام وارد قصه موانع بشم، خیلی طولانی، خیلی وقتتون رو میگیره، ولی فکر میکنم که بخش زیادیش از اون تایم طولانی که صرف شد تا این فیلم ساخته بشه به دلیل ویژگی منحصر به فردی که قصه داشت بود. ما تا حالا تو هیچ فیلم جنگی که فیلم جنگ خارجی یا ایرانی که دیده بودیم اصلا تا حالا یه همچین سوژه رو باهاش برخورد نکرده بودیم که همیشه بحث جنگه، یعنی یه نفر اسلحه دستش میگیره میره میجنگه. هیچ وقت در هیچ فیلم سینمایی از کسانی صحبت نشده بود که در طول جنگ دچار زخم‌ها و تروماهایی میشن که هرگز دیده نمیشه. هیچ کس بابت رنجی که اون آدم میکشه بهشون جایزه نمیده، هیچ کس براشون دست نمیزنه و هیچ جایی از تاریخ یادداشت نمیشه که یه عده آدم بودن که در منطقه پشت جنگ دوچار تروماهای وحشتناکی شدن که ازشون هیچ وقت تقدیر نشد. به نظرم
خیلی دردناک میتونه باشه. من یادمه تو پروسه‌ای که تحقیق میکردم با خانم صحبت میکردم، خیلی هاشون گله‌مند بودن، خیلی هاشون گله میکردن و میگفتن که هیچ کجای از ما در این جنگ نامی از ما برده نشد. خب من اون موقع بهشون این قول رو دادم که من این فیلم رو به هر شکلی که شده میسازم تا این بخش از تاریخ، تا این بخشی از خاطرات شما ثبت بشه حداقل. اما در طول اون 7-8-10 سالی که خب من به در بسته میخوردم و موفق نمیشدم که این فیلم رو بسازم، هر جایی که ناامید میشدم به یاد اون قولی میافتادم که به این عزیزان داده بودم و دوباره این منو ترغیب میکرد که باید به قولم عمل بکنم. خب خوشحالم که بالاخره بعد از طی این مراحل بسیار طولانی فیلم ساخته شد، فیلم دیده شد و خب خیلی مورد توجه قرار گرفت. تا اینکه برای ساخت فیلم بعدی مجبور شدم که یک مجموعه تحقیقات رو انجام بدم که جالبه شاید بدونید که همون تحقیقات باعث شد که مسیر فیلم دوم منم عوض بشه. یعنی من بعد از ساختن ویلایی ها واقعا تصمیم به ساختن فیلم جنگی نداشتم. فقط میدونستم که خب من چون قرارم با خودم این هستش که فیلم فقط در مورد موضوعاتی بسازم که میشناسم و شناخت دارم و علاقه شخصی دارم. برای فیلم دوم من مجبور شدم که تعداد زیادی کتاب مطالعه بکنم و در طول مطالعه اون کتاب ها مسیر فیلمسازی دومم هم تغییر کرد و دوباره به سمت جنگ و زنان جنگیش. و برای دوباره دوم من فیلمی رو ساختم به نام دسته دختران که اتفاقا اون هم در مورد تعداد دیگری از زنان جنگ هستش که اونا هم دیده نشدن، اونا هم همیشه در طول جنگ 8 ساله ما انکار شدن به شکل‌های مختلف در مورد تعداد محدودی از زنان که در زمان محاصره خرمشهر اسلحه دست گرفتن و مستقیما به جنگ و دشمن. یعنی وقتی که من خودم خاطرات این عزیزان رو میخوندم باورم نمیشد که چطور این همه سال از جنگ گذشته و ما اصلا نمیدونستیم که زنانی رو داشتیم که مستقیما اسلحه دست گرفتن و با دشمن جنگیدن. این شد فیلم دوم من. یعنی دوبار من تصمیم به فیلم سازی گرفتم و هر دوبار مسیر من خواسته یا ناخواسته به سمتی رفت که خوشبختانه تونستم بخش هایی از تاریخ جنگ رو که ناگفته بود رو درش مطرح کنم. نمیدونم این مسیر برای فیلم سوم به کدام سو خواهد رفت، ولی امیدوارم که بتونه تکمیل کننده این حس من باشه، این حسی که آدم ها چجوری تو لحظه هایی که مرگ و زندگی شانه به شانه هم دارن حرکت میکنن تصمیم میگیرن و رفتار. نمیدونم الان شما فیلم دسته دختران رو دیدین یا ممکنه که بعدن ببینین. به هر حال ای کاش که این دو فیلم، یعنی ویلایی ها و دسته دختران، با هم اکرام میشد و دو وجه زنانه رو میتونستید با هم ببینید، دو تا وجه حمایتگری و جنگجوی زنانه، که این دو تا فیلم رو چجوری میتونه مکمل هم دیگه بکنه. مرسی که وقتتون رو به من دادید. ببخشید اگه که خیلی صحبت کردم. فقط در پایان میخوام تشکر بکنم از برگزار کنندگان این هفته فرهنگی. به نظرم کار بسیار زیبا و قابل ستایشی انجام دادن. من به شخص ازشون تشکر میکنم و به امید ادامه این مسیر. قربون شما.
Grazie, richiamo gli ospiti sul palco per continuare i nostri lavori. È stato un contributo molto importante, anche perché anche qui, da questa parte del mondo, il tema della guerra è sempre stato raccontato. Raramente ci sono registe che si sono cimentate appunto sul tema della guerra, spesso la guerra è affrontata, come giustamente ha detto la regista, sotto l'aspetto puramente militare, bellico, anche con grandi film che sono anche leggendari, ma non con gli occhi delle donne e anche con gli occhi di chi vede la guerra da protagonista e allo stesso tempo spettatore, perché non è direttamente impegnato nei combattimenti. Quindi, ed è un tema che la regista poi ha ripreso nel secondo film. La nostra speranza è poter fare magari anche l'anno prossimo una rassegna di film più completa. Questo è un primo assaggio, ma sono sicuro che potremmo presentare una rassegna più ampia di film iraniani che trattano anche il tema della guerra, ma tutti i temi della società iraniana. Quindi il contributo della regista è stato molto importante, la ringraziamo per aver voluto fornirci il suo pensiero. Ricordo che il suo film lo vediamo appunto questo pomeriggio alle 17. Io darei adesso la parola a Nazim Porkar, e poi tu mi dici se io ho pronunciato bene, che è un artista internazionale, è nato in Iran e ha studiato teatro e drammaturgia. Parla italiano perché ha studiato in Italia, Nazim, nella scuola Pietro della Valle, prima a Teheran e poi si è trasferita a Roma. E nel 2019, presso la Sapienza di Roma, ha conseguito la laurea magistrale in lettere e filosofia. Nazim, ti chiederò prima una tua riflessione su questi film e su questo film che andremo a vedere stasera, che sicuramente tu conosci benissimo, e quindi una tua riflessione e un punto di vista di che cosa ha rappresentato questo film anche per le donne iraniane. E poi tu, faccio un'unica domanda perché non riusciamo a fare due giri, tu hai fatto una tesi, se non sbaglio, sul teatro, quindi vorrei chiederti anche com'è stata rappresentata la donna sia nel teatro che nel cinema prima e dopo la rivoluzione. Quindi ti chiedo un contributo a questo punto di vista. Grazie, Nazim, prego. Grazie, salve a tutti, grazie. Io vedo un po' prima della rivoluzione islamica in Iran, molto prima, 1906 posso dire, si chiama la rivoluzione costituzionale che abbiamo avuto in Iran. Era un periodo che Iran voleva trasferire, voleva passare da un periodo, da una società tradizionale a una società più moderna. Che succede? Per le donne in Iran, che succede? L'identità delle donne rimane senza conoscere se stesse, vuole conoscere le donne in Occidente. Che fanno le donne in Occidente? Che vestono, come fanno i capelli, come portano la vita avanti. Questa è un'immagine delle donne in questo periodo. Andiamo più avanti. In questo periodo devo dire anche c'è un film che è la prima presentazione delle donne in cinema in Iran, possiamo vedere, il nome del film è Signor Attor in Cinema, in 1930, penso, che racconta su un uomo che è contrario del cinema, non vuole accettare cinema in Iran, e invece la sua figlia vuole sposare con un marito, un uomo che lavora per il cinema. Questa è un'immagine di una donna, il primo film in Iran. Andiamo più avanti, il secondo periodo Pahlavi. In questo periodo che succede? Il ruolo delle donne nel cinema in Iran diventa un po' più grande, posso dire, ok? Vediamo le donne che accettano i ruoli come le mamme, le sorelle, una moglie che accetta tutte le cose che dicono gli uomini. Una donna silenzio,
buono, posso dire, dicono buono. E al contrario abbiamo un'altra figura della donna. Una donna molto vivace, vuole fare tutto senza rispettare le regole, vuole andare avanti da sola e finalmente che succede? Vede tutti i problemi e vuole ritornare indietro nella casa e vivere come dicono la sua famiglia, la famiglia. Sì, sì, esatto. E, non può, vede che non può andare avanti così con una figura che al contrario di quello che dicono in paese. E un po' più, sì. Chiedo di tenere il microfono un pochino più vicino. Grazie. Ok. Questa immagine continua fino al 1979, che abbiamo avuto la rivoluzione islamica in Iran. In questo momento abbiamo una donna un po' silenziosa, un po' con un ruolo che non hanno tanti dialoghi nelle sceneggiature, non parla molto, non cammina molto. Ma in questo periodo, i primi anni dopo la rivoluzione, ma piano piano si alza, non è che rimane così. Come vediamo dopo esce il film, come rosso, due donne sotto pelle della città, che cercano di presentare una donna più, che parlano più e lavorano più su, dal punto di vista psicologico. Anche il ruolo, anche il confronto con i problemi che ce l'hanno in società. E cercano di concentrarsi sui sentimenti delle donne in Iran. Fino a oggi, che le donne piano piano escono da testi teatrali, da sceneggiatore, vengono fuori, prendono la penna, iniziano a scrivere la sceneggiatura. Prendono la camera e iniziano a fare film, lavorano come regista, come tanti registi famosi che abbiamo in Iran, Tahmine Milani, Furane Derakhshande, Rakhshan Bani Etemad, Narghese Abyar, con un bellissimo film che si chiama Da, che anche lei racconta un'altra storia di guerra. Anche con Monir Qeidi, che oggi dobbiamo vedere uno dei suoi film, che racconta sulla una storia sulle donne che come confrontano con argomento di guerra. Ok, Monir Qeidi, abbiamo visto la sua intervista. Lei è nata a 1972, proprio quando era la rivoluzione islamica, e dopo subito noi abbiamo avuto una guerra tra Iran e Iraq. Potete vedere la donna in Iran come va sopra sotto, sempre rivoluzione, la guerra, e come deve portare avanti la vita così, come quando può andare in una cucina e cucinare bene tranquillamente, quando può fare una mamma, essere una mamma, un po' complicato, penso io. E per esempio io quando ero bambina mi ricordo quando era la voce di guerra che adesso devono bombardare, avevamo dovuto trovare un posto sicuro con il mio fratello, mamma era insegnante a scuola, un po' mi ricordo tutti questi ricordi, adesso tutta questa immagine, adesso sono con noi, con Monir, perché anche Monir ha visto sicuramente queste scene, ha portato con se stesse, adesso sì, il suo universo è venuto a parlare su guerra, fare un film su guerra. Che... Ricordo che Monir, quando ha incominciato la guerra, aveva 8 anni, era proprio una bambina piccola. Sì, sì, ma dico anche io ero in 8, ma mi ricordo sempre la voce di una cosa che è lino rosso, dobbiamo subito scappare a trovare un posto. Io prendevo le mani del mio fratello per andare... per lasciare tutti i giocattoli per trovare un posto sicuro. Sì, dico, questa memoria sempre sta con noi, non è che va via. Abbiamo visto. Monir anche ha visto, è venuto per lei nella sua mente di costruire un film sulle donne che
un altro sguardo sulle donne, che come portavano avanti la vita durante la guerra. In questo film anche il ruolo delle donne vediamo come diventa un po' più importante. Abbiamo solo le donne, i caratteri principali di questo film sono le donne, i protagonisti sono le donne. Gli uomini vengono e subito vanno via, portano notizie da guerra e vanno via. Le donne che sono, devono decidere, una donna decide di portare fuori i bambini perché non vuole guerra, non vuole che i bambini crescono in guerra. Sì. E invece la nonna non vuole che lei porta i bambini, nasconde il passaporto. Tutti stanno un carattere per fare una cosa, decidere una cosa. Non sono un oggetto adesso, le donne sono diventate un personaggio che adesso deve decidere, deve fare qualcosa. E anche se io preferisco non parlare di più sul film, perché la storia ancora lo devono vedere. Anche sì. Perché lo vediamo di pomeriggio, sì, certo. Sì, è meglio così. E dopo potete anche vedere, anche decidere voi, anche buon visione. E grazie a voi per questo convegno. Grazie. Ti voglio soltanto chiedere un'altra cosa. Quali altri registi? Abbiamo capito, insomma, Monir è una regista molto importante. Ricordo al pubblico che lei ha avuto in tutte le rassegne internazionali più di 40 candidature, ha vinto 12 premi internazionali, quindi non è, cioè, una regista importante, molto importante anche a livello internazionale. Quali altre registe donne oggi contemporanee hanno uno sguardo così attento alla condizione femminile, o comunque che danno risalto al ruolo delle donne nella società o nel mondo del lavoro? Se puoi darci qualche consiglio. Sì, ci sono tante registe adesso, come ho detto, come Narges Obior. Se soprattutto volete vedere un film su guerra, sul concetto di guerra, Narges Obior è una regista contemporanea iraniana che ha fatto un bel film, si chiama Da, ha scritto sceneggiatura in base a un libro che si chiama Da. C'era una donna, si chiama Zahra Hosseini, la sua memoria sulla guerra racconta per Azam Hosseini. Azam Hosseini è scrittrice di questo libro e Narges Obior ha fatto film. È un bellissimo film, io sì, posso dire, sì, consiglio. E le altre donne come Purane Derakhshande, ho detto Tahmine Milani, Rakhshan Bani Etemad, sono tutte le donne adesso contemporanee che lavorano soprattutto sul ruolo delle donne, anche presentano le donne in Iran, come sono, come vivono, come comportano, la relazione tra la famiglia, anche tra la società, lavoro e tutto quello. Sì, Alessandro, no, veramente di cineasti femminili, donne in Iran, possiamo parlare di quello, la madre di tutto, Rakhshan Bani Etemad, che veramente è un grande regista, conosciuta anche qui in Italia per i suoi film. È una donna ribellione nei confronti delle problematiche, della situazione delle donne in Iran, che cerca di raccontare queste problematiche delicatamente, che diciamo possa essere proiettato anche in Iran, no? Quindi presenta, come ha accennato anche Nassim, Sotto la pelle della città, è un film, oppure è un film che recentemente ha fatto che si chiama Le ragazze non parlano, che parla della situazione che magari di violenze domestiche che possono succedere nelle famiglie all'interno delle mura della casa. E poi, per non parlare di Tahmine Milani e altri registi noti che sono conosciuti a livello anche internazionale. Grazie per il tuo contributo. Io ricordo peraltro che c'è stato un momento particolare in cui l'industria del cinema è stata una delle più importanti, abbiamo letto con i nostri colleghi, in un periodo storico tra le 10 industrie del cinema più importanti del mondo, insomma.
quindi, ed è un'industria che poi, appunto, poi chiederò magari dopo al consulente dell'ambasciata, ed è un'industria che continua a essere molto importante non solo per la produzione culturale del paese, ma anche dal punto di vista economico per gli addetti, le tante persone che sono occupate. Adesso vabbè, non vorrei allungare perché anche il tempo è molto stretto, no, devo dire che Kiarostami ha fondato un pensiero, una scuola sul cinema iraniano praticamente, e questo pensiero, questa scuola che lui ha fondato continua ancora. La bravura dei cineasti iraniani è quello che, nonostante la limitazione che esiste nel cinema iraniano per raccontare le scene di passione, per raccontare le scene di anche violenza, perché non è che nel cinema iraniano non puoi vedere che uno ammazza tranquillamente un altro praticamente. Adesso magari è un po' le limitazioni sono di meno, però prima non si poteva. Quindi una regista doveva trasmettere il messaggio di amore tra una coppia senza che queste coppie si abbracciano, si baciano, però con gli occhi devono trasmettere l'amore. Questa è la bravura di un regista iraniano, che trasmette a visitatore, a chi vede il film, che due si amano senza che si tocchino. Questo. Ecco. Grazie. Io adesso vorrei fare una domanda conclusiva e poi l'ultima in conclusione all'ambasciatore, a Majid Emami, che è appunto il consulente culturale dell'ambasciata iraniana in Italia, e gli vorrei chiedere prima di tutto che cosa fa realmente un consulente culturale di un'ambasciata, e ovviamente questa mia domanda non è in generale, ma che cosa fa lui, quali sono le attività, le azioni, i progetti, i programmi che l'ambasciata italiana iraniana in Italia ha per promuovere la cultura, ovviamente nel nostro paese, la cultura iraniana. Ecco, raccontarci un po' quello che state facendo e quali sono anche i vostri progetti futuri, come vi organizzate il lavoro per promuovere la cultura iraniana in Italia. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همگی و مجددن از مؤسسه مدیترانه و جناب آقای اسکیوونه تشکر میکنم به خاطر این اهتمامشون به معرفی و احیای فرهنگهای خاورمیانه‌ای و مدیترانه‌ای در نسبت به اروپا که به نظر میاد یکی از نیازهای جدی امروز اروپا گفتگو با خاورمیانه و گفتگو با حوزه فرهنگی مدیترانه هست. Buongiorno, innanzitutto ringrazio per la vostra presenza, ringrazio dottor Schiavone per aver organizzato questo evento. Devo dire che con gli eventi che per rappresentare, far conoscere altre culture qui in Italia, che al mio parere è adesso la parte principale, far incrementare la conoscenza reciproca culturalmente, è una cosa che in tutto il mondo adesso quello serve, necessita di conoscere altre culture. من به سه محور اشاره میکنم که به نظر میاد در نسبت با ساردینیا میتونیم در موردش فکر کنیم و از رهاورد اون طبعا ظرفیت های ما هم در بخش فرهنگی ایران در ایتالیا مشخص میشه. Io penso a tre, diciamo, sezioni che adesso, le cose che possiamo fare, realizzare per incrementare questa conoscenza reciproca. ولی قبلش اجازه بدید تاکید کنم که ما شباهت‌های زیادی داریم و مثلا از نظر جغرافیای طبیعی یکی از زیباترین و بزرگترین جزیره‌های جهان که در خلیج فارس و در ایران هست قشم میتونه با مجموعه یا در واقع استان ساردینیا میتونه روابط بسیار بزرگی رو در حوزه زیست محیطی و فرهنگی داشته باشه. Però prima di iniziare vorrei dire che delle affinità culturali che nel mio periodo breve come direttore dell'Istituto Culturale che sono qui, che mi sono accorto delle affinità culturali che esiste tra due popoli, e in particolare in Sardegna, perché Qesh è una isola in Iran che ha diverse affinità con Sardegna. جالبه بدونید که کل جزیره قشم از نظر یونسکو ثبت جهانی به عنوان میراث محیط زیستی شده. Saputo oggi che c'è un progetto di far conoscere
tutta la Sardegna come patrimonio presso l'UNESCO. Devo dire che l'isola Resh in Iran diciamo, è diventato come patrimonio dell'umanità, per è stato registrato l'UNESCO. همونطور که شنیدم به زودی جزیره و استان ساردینیا هم میخواد ثبت جهانی یونسکو بشه، میتونه همکاریهای خیلی خوبی بین این دوتا تجربه اتفاق بیفته. Visto che c'è anche questo progetto per Sardegna, quindi c'è tanto terreno fertile per collaborazione tra due isole. محور اول صنایع خلاق و صنایع فرهنگی هست و جالبه بدونید که در صنایع فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی ایران امروز به خاطر هم فناوری و هم محتوایی که در اختیار داریم داره به یکی از قدرت‌های جهانی تبدیل میشه. Visto anche qui, diciamo, per quanto riguarda l'innovazione, che ci sono dei progetti per l'innovazione, per le startup che ho visto qui, quindi c'è anche molto diciamo terreno, c'è tanta possibilità di avere collaborazioni reciproche con la Sardegna, tra l'Iran e Sardegna. یکی از آخرین پویانمایی ها یا انیمیشن های ایرانی به نام فیلم بچه زرنگ در سال 2023 به یکی از دو پرفروشترین انیمیشن روسیه تبدیل شد. L'animazione che hanno fatto recentemente in Iran nel 2023 diciamo è stato attraverso sempre l'innovazione che hanno fatto in Iran ha vinto il premio anche in Russia per quanto riguarda il film più venduto in Russia. حوزه بعدی که ما در موردش کار می‌خوایم بکنیم و داریم فعالیت می‌کنیم همکاری‌های دانشگاهی و تحقیقاتی که امروز هم سخنران اول بهش اشاره کردن و باز تأکید می‌کنم که در حوزه هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدناپذیر و مطالعات آب فعالیت‌های مشترکی رو می‌تونیم با مراکز تحقیقاتی ساردینیا رقم بزنیم. Una di quelle attività dell'Istituto Culturale che noi diamo la precedenza a tutto, le relazioni interuniversitarie, la collaborazione tra le università italiane e le università iraniane, quindi anche in particolar modo nel settore di tecnologia e innovazione. Le università iraniane sono molto attive, quindi noi cerchiamo di promuovere anche queste relazioni interuniversitarie. و نهایتاً در حوزه زبان فارسی، شما میدونید که زبان فارسی حامل بخش بزرگی از میراث اندیشه بشری در دوره‌های گذشته است و ما فکر می‌کنیم که یکی از زبان‌هایی که برای آشنایی با شرق واجب اون رو بدونیم و با شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی زبان آشنا باشیم. Promuovere la lingua persiana è uno dei pilastri dell'attività dell'Istituto Culturale, nel senso che sappiamo che per conoscere un altro paese, la cultura di un paese ricco culturalmente, anche dal punto di vista della civiltà, la porta principale è conoscere la lingua. Quindi cerchiamo di promuovere e sostenere l'insegnamento di lingua persiana qui in Italia. Lezo pishnahad mikonam che dar muassese va dar ظرفیت هایی که اینجا هست یک میز زبان فارسی راه بیفته که همواره در طول سال هم کلاس ها و آموزش زبان فارسی باشه، هم تطبیق شاعران ایرانی با ادبا و نویسندگان ساردینیا و ایتالیا انجام بشه و ما از اون کاملا حمایت میکنیم. C'è stato un accordo con l'Università di Cagliari per quanto riguarda il corso di persiano che cerchiamo di riprendere. Voglio proporre anche all'Università di Cagliari di riprendere il corso persiano presso l'Università e anche qui posso proporre anche al dottor Schiavone, anche qui presso la vostra struttura, se si può organizzare i corsi di lingua persiana a distanza, noi siamo ben lieti di essere a disposizione. Man zemn tashakkur mujaddad albatte az مترجم جلسه آقای یزدانی هم به خاطر اینکه این فیلم های ایرانی رو ایشون ترجمه میکنه به ایتالیایی، حالا خودتونم اینو بگید، این آمادگی رو داریم که بتونیم هر دو ماه یک بار یک فیلم ایرانی رو در کالیاری
اکران بکنیم و این به نظرم میاد از زبان سینما مفصلتر میشه با مسائل ایران آشنا شد و سریعتر. Il cinema, come hai accennato tu Alessandro, per quanto riguarda il cinema iraniano, fa parte importante della cultura iraniana, che noi diciamo possiamo anche fare, proporre, che anche fa parte dell'attività dell'Istituto Culturale, delle rassegne cinematografiche che noi organizziamo in diverse città. Possiamo anche mettere a voi a disposizione, che magari ogni due mesi, fare una serata sul cinema iraniano. Vi presentiamo il film tradotto, sottotitolato in lingua italiana per il vostro pubblico, per di fare una serata con cinema iraniano. به هر حال برای آینده ناچاریم که بین هنر، فناوری و اقتصاد پیوند بزنیم که مأموریت ویژه ما در بخش فرهنگی همین هست. Siamo costretti praticamente, tra virgolette, di fare un rapporto, un collegamento tra l'arte, cultura, l'innovazione e l'economia, che insieme una sinergia tra di loro promuove anche il dialogo con altri paesi. Grazie. Grazie anche per le proposte che avete fatto, sia sul corso di lingua persiana che l'idea di poter proiettare ogni due mesi un film qui in manifattura, quindi grazie per la proposta. Io prima di chiudere, come anticipato, volevo fare una domanda all'ambasciatore, che so che mi risponderà con schiettezza, pur nella sua posizione diplomatica, quanto rappresentante del governo. Ed è una domanda anche un po' mediata, perché insomma molti miei colleghi giornalisti e soprattutto tante mie colleghe giornalisti avrebbero voluto farle questa domanda. Ecco, esiste in realtà però, al di là della descrizione che è stata fatta e che noi conosciamo, perché certamente la condizione femminile in Iran non è certo quella dei paesi wahabiti come l'Arabia Saudita o il Qatar o altri, insomma, che conosciamo abbastanza bene, però sappiamo che ci sono ruoli delle donne in politica, nelle arti, nelle professioni, però c'è almeno ciò che è arrivato qui, insomma, i media ci raccontano di repressioni nei confronti delle donne per il cosiddetto utilizzo del velo, il niqab. Che cosa ha da raccontarci? È vero che ci sono state, come dire, queste violenze? È soltanto una rappresentazione dei media occidentale? È soltanto una propaganda occidentale? Oppure effettivamente c'è una parte della società, forse la parte più giovane, che sull'utilizzo del velo e sull'obbligo del velo ha delle posizioni che non sono quelle ufficiali? E soprattutto un suo commento, perché è proprio una notizia che è stata battuta in questi giorni dalle agenzie, che c'è una nuova legge, che è una legge sulla protezione della famiglia tramite la promozione della cultura della castità e dell'hijab. Se questa legge è stata approvata e che cosa prevede questa legge? La ringrazio. متوسط به تحمیل حجاب یعنی با نتجه این هم تصویب شده رو اگر به نظری ببینید نکته اصلی که میخوام بهش اشاره بکنم این که این قانون 40 سال 45 سال هست. Quello che prima di tutto devo iniziare a dire è che questa legge esiste da quasi 45 anni in Iran. تمام مردم ما اکثرش مراعات میکردن، یه تعدادی هم مراعات نمیکردن. Le donne iraniane maggior parte rispettavano e c'erano anche percentuali che non
non accettavano, non rispettavano il velo. هیچ برخوردی هم نداشتیم. Non c'è stato mai nessun problema. C'erano le donne che rispettavano e le donne che non si opponevano a questa legge. یعنی حتی دانشگاه‌های ما هم درش حتی بی‌حجابی بود. Anche devo dire, anche all'interno delle università non è che tutti rispettavano il velo, però era tutto tranquillo. تا زمانی که حدود دو سال پیش یک برنامه‌ریزی سیاسی و امنیتی برای ایران ایجاد کردن و اون هم شما شاهد هستید. دو anni fa, dopo quello che è successo in Iran, hanno diciamo preso quelli che proprio nemici hanno preso hanno creato questa scusa, hanno preso questa scusa per far che creare delle problematiche, proteste in Iran. یعنی یک برنامه‌ای که از بیرون از ایران برای ایران تهیه کرده بودن. C'è stato un complotto, devo dire, con la scusa di Massa, praticamente, è stato con un completo complotto contro l'Iran gestito, organizzato dall'esterno. خب شما دیدید یه حجمه‌ای که سراسر دنیا علیه ایران اینو تبلیغ کردن که ایران محدودیت ایجاد میکنه، ایران حتی خانوما رو میکشه، اینا که شما شنیدید. Abbiamo subito degli attacchi mediatici praticamente da parte mass media contro l'Iran per parlare della situazione, delle violenze e tutto quanto che abbiamo saputo tutto. Ma non mi خوام بگم ما اشتباه نداشتیم یا اشتباه نمیکنیم. نه اینجوری نیست. Io non voglio dire che noi non abbiamo sbagliato e non commettiamo gli errori. Sì, ci sono degli errori. نیروی پلیس ما ممکنه اشتباه بکنه، قاضی ما ممکنه اشتباه بکنه، مسئول ما ممکنه اشتباه بکنه، چون آدم انسانه. La forza dell'ordine si sbaglia, magistratura si sbaglia, politici si sbagliano, siamo tutti umani e sbagliamo. ولی اینکه یه برنامه دولت ایران داره که خانم‌ها رو محدود بکنه این به هیچ وجه صحت نداره. Però quello che dicono che vogliono limitare le donne in Iran, questo no, non è vero. الان خب من هم تو سخنرانیم گفتم الان بالای نزدیک 55 درصد دانشجویان ما دختر هستن. دارن دانشگاه درس میخونن. Ho detto nel mio discorso che più del 55% della popolazione universitaria in Iran sono le donne. همین یک ماه پیش المپیک پاریس ما داشتیم. خب شما شاهد بودید که چه تعدادی از زنان ما مدال آوردن با اینکه همشون هم محجبه بودن. Nelle Olimpiadi di Parigi hanno vinto le medaglie più donne che gli uomini in Iran, diciamo atleti iraniani. ولی موقعی که مسائل امنیتی میشه شما مطمئن باشید هم اشتباه میشه و هم این برنامه‌هایی پیش میاد که چه بسا قابل جبران هم نباشه. Poi quando un problema diventa un problema diciamo politico praticamente a questo punto scappano degli errori sia dalla parte interna che dalla parte esterna. هیچ جای دنیا اجازه نمیدن که کسی پلیس رو بخواد بزنه. ولی شما میبینید تو ایران این کارو کردن. In nessuna parte del mondo nessuno è autorizzato di colpire la polizia. چون برنامه‌شون این بود که بیان یه تعدادی حالا خانوما هم بودن متاسفانه که این برخورد رو ایجاد بکنن، فیلم بگیرن و بیرون پخش بکنن. Perché secondo me c'è stato un programma che magari le donne si mettono contro la polizia addirittura, cominciano a colpire la polizia per prendere i filmati e mandare all'esterno, all'estero, per far vedere tutto il mondo queste scene. من میخوام به شما این اطمینان بدم. من به همه رسانه های ایتالیا هم گفتم، اینجا هم اعلام میکنم، ما آماده ایم هر تعداد خبرنگار بفرستیم ایران برن واقعیت میدانی ایران رو ببینن، بیان هر چی دیدن انعکاس بدن. ما هیچ محدودیت نمیذاریم، هر چی دیدن بیان انعکاس بدن. Io sempre ho ribadito con giornalisti quando faccio incontro tutto che noi siamo disponibili, andate voi in Iran, vedete voi con vostri occhi, prendete filmati e poi tornate e fate vedere quello che avete visto in Iran. خلاصه ایران الان نزدیک 90 میلیون نفر جمعیت داره. این 90 میلیون طبیعتاً یه عده هستن، سلایق مختلف دارن، ایده های مختلف دارن،
ولی اون چیزی که مهم هست خب اجرای قانون هست. قانون رو باید مراعات کرد. In Iraq ci sono più di quasi 90 milioni di abitanti, 90 milioni teste, diciamo, che ognuno ragiona per sé, quindi ha con le idee diverse. Però comunque, diciamo, l'idea, diciamo, non è che uno può mettersi contro l'ordine pubblico per avere altri scopi. Per la risposta ero incuriosito, ma era anche doveroso fare questa domanda rispetto a quello che noi sentiamo, abbiamo la percezione come giornalisti di quanto accade in Iran sulla presunta o reale violenza nei confronti delle donne per la questione del velo, ed era importante avere una posizione ufficiale. In chiusura io vorrei dare la parola a Schiavone, che appunto, insomma, peraltro è anche stato in Iran e quindi può forse raccontare lui stesso quello che ha visto quando ha frequentato le università di Teheran, quindi anche una sua testimonianza in questo caso. No. Allora, innanzitutto grazie a tutti per aver partecipato, grazie agli ospiti e grazie all'ambasciatore. Vi ricordo che domani alla stessa ora faremo un evento importante, molto importante, dove parleremo di economia e di geopolitica. C'è l'Università di Cagliari, ci sono una serie di soggetti, c'è Alberto Negri, giornalista. Domani sarà una giornata molto importante, non che questa non la fosse, però domani sarà una giornata importante per capire realmente cosa è l'Iran. Io voglio lanciare una provocazione. Io di ambasciatori ne ho frequentato nella mia vita, perché avendo fatto per 10 anni l'amministratore delegato della Camera di Commercio Italo-Araba, era un po' un compito che avevo da questo punto di vista. Nessun ambasciatore di un paese occidentale o medio orientale ci avrebbe consentito di fare questa domanda che ha fatto Alessandro. Quindi io voglio ringraziare Sua Eccellenza per aver consentito di fare questa domanda e di esserci cimentato in una risposta, perché è questo lo spirito del confronto: avere le proprie posizioni, manifestarle e dire anche che si commettono degli errori, perché tutti commettono degli errori, e l'ambasciatore l'ha detto, anche detto delle cose importanti, che la tutela dell'ordine pubblico, l'aggressione internazionale, i media che hanno una posizione diversa rispetto a quella che possiamo avere noi. Se la smettiamo di guardare agli altri paesi con i nostri occhi, ma ci mettiamo da quella parte per guardare la loro cultura, la loro storia, la loro identità, forse incominciamo a capire cosa vuol dire realmente la convivenza all'interno di questo pianeta. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa religione, non abbiamo tutti la stessa cultura, non abbiamo tutte le stesse origini, siamo diversi e non possiamo pensare di omologare tutto a un unico concetto internazionale, a un unico concetto globalizzato di cultura. Non esiste la globalizzazione della cultura. Non può esistere la globalizzazione della cultura. Fino a che non capiremo questo, continueremo a cercare di esportare democrazia, che è una parola terribile, esportare democrazia. Noi siamo esportatori di democrazia e non sappiamo cos'è la democrazia. Perché se ci guardiamo al nostro interno, guardiamo al nostro paese, ci rendiamo conto che anche in Italia, se avessimo avuto qua, non voglio fare nomi di leader politici, e avessimo posto delle domande scomode, probabilmente quel leader politico non ci avrebbe risposto. Quindi un plauso a Sua Eccellenza l'ambasciatore per quello che ha detto. Un minuto solo, consentitemelo. Io sono stato in Iran. Sono stato forse in un momento nel quale era molto attenta all'opinione pubblica. Il presidente d'allora era Ahmadinejad, a tutti conosciuto come un presidente conservatore.
Io ho girato per le strade di Teheran, di Shiraz, di Isfahan, di Persepolis, sono entrato nelle università, ho parlato con i ragazzi delle università, con le ragazze, mi sono fermato ore a parlare con loro. Mi hanno raccontato tante cose, ma non mi hanno anche raccontato delle difficoltà, mi hanno anche raccontato delle loro perplessità. Però nessuno mi ha mai raccontato di sentirsi oppressa. Forse era un periodo diverso, un periodo nel quale non c'era questa visione che c'è in questo momento oppressiva nei confronti dell'Iran. Forse era un periodo più sereno, però vi dico che io la sera a Shiraz giravo con i miei colleghi giornalisti che erano stati invitati a partecipare per la città. Era un periodo estivo e gli iraniani hanno l'abitudine di campeggiare nei parchi urbani. Ditemi se sbaglio. Erano le 10-11 di notte, cosa che forse a Cagliari non farei, di andare in qualche parco urbano alle 10-11 di notte. E io e i miei amici e le nostre amiche, le giornaliste che c'erano con me, venivamo invitati in ogni accampamento, tenda, raggruppamento, a bere del tè, ad assaggiare dei dolci. Cioè abbiamo passato una serata quasi come fosse una cortes apertas delle nostre terre, che si fa qua, a essere ospiti di persone che non ci conoscevano, che non sapevano chi eravamo. È stata un'esperienza bellissima di accoglienza, e c'erano in quelle tende c'erano uomini, donne, ragazzi, bambini, bambine, un sacco di belle ragazze, perché le iraniane sono bellissime, scusatemi se dico questa cosa, però è una cosa, e vi posso quindi testimoniare che quell'esperienza per me è stata un'esperienza positiva. Non ho mai visto tanta gente piangere davanti alle tombe dei poeti. Quante ne ho viste in Iran? Noi non piangiamo davanti alla tomba di Dante, di Pirandello, di Foscolo. In Iran si ci mette in fila e si piange davanti alle tombe dei poeti, perché è un popolo che ha una cultura profonda e noi dobbiamo rispettare questa cultura, rispettarla, non aggredirla, rispettarla, cercare di capire quali sono le loro motivazioni e cercare anche di dialogare con loro per capire se qualche volta ci sono degli errori che vengono commessi. Grazie per la partecipazione. Grazie a Schiavone. Io ringrazio tutti gli ospiti di oggi, a partire da Sua Eccellenza, l'ambasciatore, a tutti. Non vi rinomino per l'ennesima volta, però grazie veramente. Ringrazio il pubblico. Ricordo che il talk di questa mattina, mi sono dimenticato prima, è andato in diretta streaming su Matrix TV, che è la nostra TV collegata principalmente agli eventi della manifattura, e questo evento lo potrete rivedere tra qualche ora in versione integrale. Anche domani mattina l'evento sarà trasmesso in diretta streaming. Domani, come ha ricordato Mondino Schiavone, affronteremo un po' insomma temi geopolitica, scendiamo un po' più nell'attualità e forse saremo anche un po' più liberi anche di raccontare quello che sta succedendo in Medio Oriente, senza ricordarci che ovviamente il tema è anche quello dei rapporti e di cooperazione, a partire da quelli economici ma certamente anche quelli culturali, tra l'Italia e l'Iran. Vi do appuntamento alle 17 per il film e alle 19 poi per il concerto. Grazie di nuovo e buon proseguimento di giornata.